Buongiornissimo ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in un nuovo video su consigli del fantacalcio. In particolare oggi parleremo delle griglie dei portieri, elemento secondo me sottovalutato ma che può portare qualche bonus e qualche punto in più durante la stagione. Detto questo, iniziamo subito, ma prima sigla! Bene ragazzi, allora le griglie dei portieri sono uno strumento che secondo me può essere molto potente e molto utile durante l'anno. Le griglie dei portieri sono due e ci saranno utili per cercare di capire quali sono gli abbinamenti migliori fra i portieri. Cosa intendo per abbinamenti migliori? Intendo quando, noi sappiamo innanzitutto che i portieri quando di solito sono in casa, le squadre che sono in casa prendono meno gol. Quindi è importante utilizzare la griglia per capire quali squadre hanno meno incroci nelle partite in casa, cioè cosa vuol dire? Quali squadre giocano meno contemporaneamente in casa, no? E infatti ci sono appunto due griglie, la prima ci dà da numeri da 0 a 18, mentre invece l'altra fino a 38. Allora, analizzando intanto la prima griglia, adesso farò una grafica magica in cui praticamente vedremo che le squadre sono le stesse nell'asse, diciamo, verticale e nell'asse orizzontale. E tutti quei numeri che vedete cosa indicano? Indicano appunto i numeri di volte in cui le squadre giocano entrambe in casa. Noi in questo tipo di griglia qua dovremmo prendere i valori più bassi, ok? Quindi vabbè, lo 0 ce l'avranno solamente le partite, i derby, no? Le squadre che giocano nella stessa città, quindi mi viene in mente Genova-Sampdoria, piuttosto che Inter Milan, piuttosto che Juventus-Torino, piuttosto che Roma-Lazio. E in quelle squadre lì avranno 0 perché non giocheranno mai la stessa giornata in casa. Mentre invece i numeri più alti sono quelle partite che sono quelle squadre che giocano più volte contemporaneamente in casa. E visto che noi vogliamo più squadre, cioè nel senso, se noi prendiamo due portieri e entrambi i portieri giocano in casa, ovviamente avremo più dubbi su quale mettere in campo perché chissà, la squadra in casa può subire appunto meno gol. Invece in questo modo se uno ci giocherà sempre in casa, uno ci giocherà sempre fuori, a quel punto sarà più semplice la nostra scelta e va secondo me presa molto in considerazione questa cosa. Mentre invece nella seconda griglia, come già detto, i numeri rimangono fino a 38 e cosa ci indicano? Sarà sempre le squadre nell'asse verticale e nell'asse orizzontale le stesse identiche squadre. In questo caso noi dovremo prendere le squadre che hanno come abbinamento il numero più alto. 38 in questo caso sarà invece per i derby, quindi come detto prima Genoa-Sampdoria, Lazio-Roma, Milan-Inter, Torino-Juventus. Mentre invece gli abbinamenti più sono alti meglio è, quindi io credo che intorno a un 32, da un 32 a un 38 siano ottimi abbinamenti, mentre invece nella prima griglia che abbiamo visto prima, io credo che da 0 a 6, più o meno 6 o 7, siano degli ottimi abbinamenti da prendere in considerazione. Fate caso a questo argomento perché davvero è sottovalutato, però pensiamo che le squadre in casa comunque prendono davvero sempre meno gol di solito, quindi va preso in considerazione per un bonus di imbattibilità portiere che può essere molto utile o anche comunque per quelle squadre che subiscono meno gol. Poi siamo chiari adesso, è chiaro che se voi riuscite a prendere il portiere della Juventus, quindi Szczęsny o Perin, è chiaro che è normale che andremo a mettere più loro, anche se avete preso come secondo portiere, non lo so, uno qualsiasi, Audero, e in casa la Sampdoria può fare bene, però Szczęsny dà più garanzie. Si parla per portieri ovviamente di un livello medio, per portieri che entrambi possono fare bene. Quindi, detto ciò, tenete in considerazione questa griglia, mi raccomando, scaricatevela e detto questo vi invito a mettere mi piace per fare, vedere se appunto vi interessa questo format sul fantacalcio. Vi invito a scrivermi nei commenti che cosa ne pensate, quali abbinamenti voi pensate di prendere nella prossima asta del fantacalcio. Vi invito poi a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi ricordo che col fantacalcio torneremo domani, così come tutti gli altri giorni da oggi in poi, alle ore 19. E da domani cominceranno proprio i consigli reparto per reparto su 5 giocatori che secondo me sarebbe importante riuscire a prendere. Detto questo, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.